L'azione diplomatica è costituita da numerosi segnali, fatti grandi e fatti piccoli, da osservare, da interpretare, da valutare. Il diplomatico deve capire il pensiero altrui, soppesare le forze e le debolezze del partner, dovrà essere attento e discreto. Conoscete questa frase che ripeto sempre? Qual è il buon diplomatico? È quello che sa tacere in parecchie lingue. Ma sarebbe un grave errore non rilevare che la diplomazia suppone anche una certa dose di coraggio. Il coraggio di chiamare con il loro nome gli atti di violenza, le forme di oppressione o di sfruttamento. Il coraggio di riconoscere all'avversario una parte di verità, continuare a dialogare anche quando le porte si chiudono.